Mauro Pascolini e Ivan Davide Muraro. Atletica Villa Gordiani, la storia dell'atletica a Roma. Mauro Pascolini, perché questo ragazzo è importante per voi? Ah, è importante intanto perché è uno che ha cominciato a 6 anni, è di Villa Gordiani, abita a Via Lussimpiccolo, è bravo, è cominciato a 6 anni, adesso ce n'ha 14, sono 8 anni che si allena, però non è assolutamente specializzato, questa è la cosa principale. Anche se fa delle gare di livello nazionale, calcola che lui ha fatto parecchi minimi, come si dice, no? Mi sembra 4 o 5 minimi per fare i campionati italiani, e uno ne ha potuto fare uno soltanto e l'ha vinto proprio perché era un hesathlon. Hesathlon è una disciplina con sei specialità: ostacoli, 1000 metri, 100 ostacoli, 1000 metri, alto, lungo, e i lanci di giavellotto e disco. Si fanno dei punteggi e vince chi. Lui ha fatto 4.923 punti, che si tratta della migliore prestazione italiana di quest'anno e la seconda di sempre. E lui c'ha un altro anno da cadetto. Ivan, quanto è importante la società sportiva? Quanto ti ha spinto Roma 6 Villa Gordiani e Mauro Pascolini per raggiungere questo risultato importante? Tantissimo, perché comunque Mauro è bravissimo come mio allenatore, e soprattutto perché come prima cosa non brucia le tappe come molta gente purtroppo fa adesso, e questo qua infatti mi ha aiutato a far crescere tutte le discipline bene, e comunque mi sto divertendo anche a fare queste campestri, per cui sto facendo tutto divertendomi molto, e questo è tutto grazie a Mauro e alla società di Villa Gordiani, e diciamo anche grazie alla mamma di Ivan, che è una nostra dirigente. Ecco, Ivan, se dovessi mandare un messaggio a ragazzi come te: l'atletica leggera, perché è lo sport più bello del mondo per te, Ivan? Perché si può fare tutto, perché non è solo una cosa, ma ti puoi divertire su tutte le specialità e puoi trovare sia quella che fa per te, oppure le puoi fare tutte, come sto facendo io, e ti puoi divertire in qualsiasi modo. Quante ore ti alleni a settimana, Ivan? Ore non lo so, però faccio 4 allenamenti a settimana e faccio 3 allenamenti con Mauro, e nella quale facciamo ostacoli, salto in alto, salto in lungo e la preparazione per le corse e salti, mentre un giorno vado a lanciare e faccio il giavellotto e il disco. Dove arriverai, Ivan? Qual è il tuo futuro e i tuoi obiettivi sportivi? Allora, dove arriverò non si può sapere, però sicuramente l'anno prossimo gli obiettivi sono di divertirmi e continuare a fare l'esathlon al meglio, fino a che posso divertirmi l'anno prossimo, e questo. Il tuo modello sportivo chi è? In realtà non ce n'è proprio uno in particolare, però c'è sicuramente un atleta che mi piace tantissimo, è la Femke Bol dei 400 ostacoli, e lei che è proprio un mito per me. Mauro Pascolini, quanto c'è di cultura WISP in questa specialità tanto sportiva e nel risultato? Tanto, tanto. Perché a proposito di cultura, tra le altre cose, lui è un bravissimo pianista di livello nazionale e anche internazionale, e uno dei quei giorni che non ha nominato lo dedica proprio al pianoforte, per cui c'è molto molto della cultura di divertirsi, di giocare, di stare tranquilli, di non aspettare grandi cose, ma aspettare gradualmente il prossimo passo. Roma 6 Villa Gordiani, Mauro Pascolini, una vita per l'atletica.
e tu ancora hai... Ho fatto anche tante altre cose. Fortissime motivazioni. Ecco, e anche te, come abbiamo fatto con Ivan, se dovessi parlare a giovani di età diverse che magari vogliono intraprendere l'attività di allenatore o di accompagnatore in una società sportiva, che parole useresti? No, assolutamente sì, perché è molto divertente, ti prende molto, l'atletica è uno sport scientifico, e ancora abbastanza pulito, la lotta al doping la facciamo e noi siamo ovviamente contro il doping, per cui noi siamo felici di fare questo nostro lavoro, anche se non è retribuito come in altri sport. Io ho rinunciato spessissimo a proposte che mi facevano di allenare la preparazione atletica di vari sport più remunerativi. Ma noi, se siamo appassionati dell'atletica, lo siamo perché l'atletica ci dà soddisfazione e i soldi a quel punto non contano, insomma. Come ho chiesto Ivan, e chiudiamo, per te Mauro, un modello nello sport, un allenatore, un preparatore, un accompagnatore, un motivatore, qualche nome? Ma nomi proprio? Non so se posso fare dei nomi, a Gianni Chidini fra gli allenatori italiani e diciamo gli allenatori, Sandro Donati, vabbè, insomma siamo agli altissimi livelli, Sandro Donati con il quale io ho lavorato e abbiamo insieme fatto la lotta al doping per tanti Quali anni. Quali sono le caratteristiche fondamentali? Di che cosa? Di tue e delle persone alle quali ti ispiri in quanto allora intanto l'assoluta negazione di quello che può essere il denaro, per cui, e questo darà anche fastidio a qualcuno, ma io grazie diciamo alla mia vita ho avuto sempre uno stipendio, una pensione, e posso farne a meno, magari qualcuno non può farne a meno perché è un lavoro. Questa è una delle cose. Poi l'atletica è varia. L'atletica ha 23 specialità e ci si può veramente divertire. Ecco, io sono stato allenatore di mezzo fondo, allenatore di velocità, ma anche allenatore di salti, di lanci, in qualche occasione. E qualche volta è andata pure bene, perché io mi divertivo, il ragazzo si divertiva, la ragazza si divertiva. E parecchi hanno scelto poi un lavoro, una professione, diciamo che può stare fra queste dell'atletica o della preparazione atletica o con lo IUSM per l'educazione motoria e l'educazione allo sport di alto livello. Per chiudere, Ivan, lo slogan dell'UISP quest'anno è immagina un futuro migliore, immagina qualcosa. Ivan, te che immagini, che proposito ti dai attraverso lo sport? Immagino uno sport pulito e che tutti si divertino senza scannarsi fra di loro in modo negativo. Bravo. Pascolini. In questo momento non posso non chiedere un mondo senza guerre, come siamo stati per tanti anni dopo l'ultima guerra mondiale. Grazie e adesso ce l'abbiamo troppo. Grazie a entrambi.